Ma Pieve, come ha fatto già Cogoleto, come ha fatto già Mignane, ha realizzato un piccolo, ma credo molto accogliente, centro per l'attività dei giovani e dei ragazzi. È uno spazio che il distretto sociale ha organizzato insieme agli altri comuni del Golfo Paradiso e quindi riguarda anche gli altri comuni costieri, così come Avegno, come Uscio, comuni che vanno da Camoglia a Bogliasco. È uno spazio che la regione e il comune hanno attrezzato dal punto di vista fisico, ma adesso dal punto di vista dell'attività toccherà molto agli assistenti sociali, ma soprattutto ai ragazzini, agli adolescenti, ai ragazzi, fare le cose che preferiscono di più. Ovviamente ci sono postazioni internet, questo è ovvio, e quindi c'è la connessione wifi, e si possono poi organizzare momenti di incontro, di scambio, di approfondimento. Ci sono un po' di tecnologie informatiche oltre alle postazioni internet, c'è la possibilità di scambiare esperienze, di stare insieme, di organizzare il tempo libero in uno spazio protetto, in parte autogestito e messo a disposizione appunto della comunità più giovane di questo comprensorio. Questo progetto riguarda i giovani, parliamo di che cifre? Parliamo di circa 3.500 ragazzi nell'ambito del distretto, quindi sono i 7 comuni che afferiscono al Golfo Paradiso, quindi un numero abbastanza significativo di potenziali utenti. Era un progetto atteso? Era un progetto atteso, un progetto che è nato grazie alla sensibilità di molti, diciamo che tutti i comuni del distretto hanno partecipato alla scelta sia del progetto sia del luogo dove questo progetto poteva essere sviluppato. Si è scelto appunto il comune di Pieve Ligure perché aveva a disposizione questo spazio che originariamente era stato assegnato al 118, alla centrale del 118. Si è pensato di mettere a disposizione uno spazio che i giovani possono sentire un po' loro. Ecco, qua siamo adesso alla prima fase, la fase in cui si è predisposto e organizzato lo spazio. La seconda fase, sempre con regia distrettuale, prevederà una manifestazione di interesse a chi o associazioni o comunque organizzazioni che si occupano di temi legati ai giovani volessero poi implementare qua le loro attività. Che cosa succederà in questi locali, in questi spazi? Quello che succederà è un po' una scommessa, nel senso che starà a noi adulti proporre delle attività con degli educatori, dei laboratori di diverso tipo, musica, teatro, consapevolezza, di tutto. E prima appunto vi dicevo queste immagini, mi piace molto, e l'ho scelta perché mi piacerebbe che questo luogo fosse per i ragazzi non solo uno spazio di riferimento fisico ma anche mentale, cioè il pensare che in questo territorio sanno che c'è un posto a loro dedicato, che oggi come oggi non è una cosa poi così facile. È un piccolo spazio, ma speriamo sufficiente perché questa cosa si definisca, si costruisca. E adesso quello che mi piacerebbe tantissimo è che si potesse formare proprio un gruppo di ragazzi del territorio, quindi un nucleo affiatato, per cui ad un certo punto questo luogo potrebbe anche essere autogestito, quindi non soltanto sempre comunque con la figura dell'adulto di riferimento, ha uno spazio nelle loro mani. Non è una cosa semplice, ma io credo che attraverso, ad esempio, dei laboratori di consapevolezza si possa arrivare a questo.